Questo programma è offerto da Basta che non sudi, un libro da amare, un libro da leggere, un libro soprattutto da comprare. L'ho scritto io. Non è che lo dovete comprare perché l'ho scritto io, ma lo dovete comprare perché lo dovete, no, non ho usato un termine sbagliato, compratelo. Ah, va, se ne spendete soldi non ti menti, picchinici euro, è bello, grosso così, se per caso c'è una sedia e dice, ah, sta traballando una sedia, lo mettete sotto, una zanzara, pa! Basta che non sudi, di Gino Astorina. Benvenuti alla TG No, la disinformazione nelle vostre case. Notizia che campeggia in quasi tutti i telegiornali e soprattutto tutti i giornali. E noi non potevamo che essere sulla notizia. Ebbene, ormai il 70% degli italiani ha il telefono sotto controllo. Il rimanente 30% lavora nello sbobinare i nastri. Quando si parla al telefono si forma un ménage à trois. Uno parla, l'altro ascolta e il terzo scrive. E dire che tutto ebbe inizio dalla doppia presa cucina-salotto. Il massimo del disagio consisteva nel dover ammettere l'errore e dire «Scusi, ho sbagliato numero». Ed ecco alcune intercettazioni che hanno fatto storia. Luciano Moggi e il disegnatore Luigi Pairetto ai tempi del primo scandalo Calciopoli. Oppure abbiamo una banca, pronunciato dall'ex segretario di DS Piero Fassino durante una conversazione telefonica con Luigi Consorte. E poi, come si possono dimenticare le notti magiche, ma non di Italia 90, ma di Arcore 2000. Passiamo ai più ruspanti, stiamo a bulanno, fino ad arrivare ad un silenzio imbarazzante, se è vera l'intercettazione, presidenziale degna di fare sbiancare non solo là dove non batte il sole, ma la faccia di un'intera popolazione di Vatussi. In conclusione, un motivo per cui la mafia fa uso dei pizzini ci sarà, no? È questo. Per non essere intercettati si è pronti a passare ai messaggi di fumo. Per assicurare la materia prima ci penseranno i forestali, avendo tra le file troppo ben organizzate nell'appiccamento. Andiamo ora alla nostra rassegna stampa. L'Avanzi con un titolo centrale, You and We. Presentate il nuovo profilo della compagnia Intercetto la Qualunque. Tra i nuovi servizi, l'utilissimo, tu parla, che se poi non ti ricordi, io ho scritto e poi sono cazzi tuoi. Ti piace parlare a vanvera con chiunque? Passiamo ora all'altro nostro giornale di riferimento, Il Faglio. Pronto? Chi pirla? Una volta campeggiava sui muri la scritta «Scemo chi legge», mentre ora «Scemo chi parla». Un politico siciliano dichiara di avere il citofono sotto controllo mentre parlavo con mia moglie e dice «Ho sentito distintamente cielo, tuo marito!» E questo era l'ultimo dei nostri giornali. Noi vi ringraziamo per aver scelto la nostra disinformazione e al solito per poter godere delle nostre notizie vi suggeriamo di Mina se telefonando. Però non lo so, vai, un poco di aria condizionata, stai impazzendo che già sto impazzendo, mamma mia, come ne siamo combinati? E poi dici, ma poi dici, perché hai messo quel titolo nel libro? Basta che non sudi, stavo impazzendo.